Il Pineto vince ancora, Pianese battuta alla Pavone, Mariani, match winner Shakir. Ancora fuori Borsoi, conferma a sinistra per Jenko, tra i più positivi all'Adriatico Giovanni Cornacchia lunedì scorso nella sfida tutta abruzzese col Pescara. In difesa Villa per Ingrosso, a centrocampo Lombardi, play Pellegrino, mezzala davanti il rientrante Shakir con Gambale e Bruzzaniti. Per contro Prosperi si affida al consueto e collaudato 3-4-1-2, out Pacciardi, in difesa gioca Remy, tra le linee Mastropietro alle spalle di Falleni e Mignani. Al settimo cross di Nicoli, Mastropietro si coordina in bello stile, Mancino però fuori bersaglio. Al primo affondo l'11 di Tisci la sblocca, bravissimo Jenko su Boccadamo, scippo in pressione alta, invito in mezzo, sporcato da Chesti, di fatto un assist involontario per Shakir che non perdona, sinistro mortifero, 1-0, secondo centro in campionato per il 24enne attaccante italo-marocchino. Finale di frazione, Pianese ad un passo dal pareggio, Mastropietro in verticale per Mignani che ignora Falleni, tutto solo davanti a Tonti, destro largo, chance colossale per i toscani che ci riprovano subito dopo sulla corta respinta di Villa, fiammata di Falleni, manca la precisione al calciatore scuola Atalanta. Ripresa più vivace in apertura, Boccadamo combina con Mignani, si accentra e conclude, Tonti blocca senza problemi. Versante opposto, Pineto vicinissimo al 2-0, super parata in uscita bassa del portiere Boer su Gambale. La Pianese risponde, sempre molto attento a Tonti, naturalmente non resta a guardare l'11 di Tisci ancora concretamente pericoloso. Shakir arma il destro sventato da Boer, intervento tutt'altro che banale dell'estremo difensore ospite, quindi girandola di sostituzioni nella Pianese dentro Sorrentino che in attacco va ad affiancare Mignani. Nel Pineto Tisci cambia in sequenza, tutto il tridente in campo Fabrizi, Marrancone, Del Sole in evidenza, 4 dal termine, spunto e Mancino di poco al lato. Nei 7 minuti di recupero chance per Fre, subentrato a Chesti, quindi nient'altro da segnalare. Il Pineto vince ancora e rompe in zona playoff, terzo successo consecutivo e la prima volta al secondo anno di C. Pineto batte Pianese 1-0.